ancora un bene nazionale, ma oggi la gente vuole vedere cose nuove, emozionarsi, divertirsi. Le creatività devono appagare gli animi sofferenti di questa tempesta che sta attraversando l'Europa e il mondo intero. E poi chiudo, non ho mai detto niente nella mia vita, da quando faccio questo lavoro mi sono mai lamentato di niente, ma hanno sempre, anche quando eravamo più piccoli, ci hanno sempre messo tra Armani, Versace, tra Armani, Dolce Gabbana, tutto questo. Devo fare un piccolo appunto al grande amico che ho, che è Diego Della Valle, il quale ha fatto una conferenza stampa sulla mia sfilata, e ancora una volta ti voglio dire a Diego, forse è stato disattento, Susi Mendes ha confermato la sua piena volontà, noi non l'abbiamo mai invitata, di voler venire, ci ha scritto a John, ha scritto a me, all'ultimo minuto si è sposata perché doveva andare, ha fatto questa sfilata. Allora io dico a Diego, che come amico lo rispetto e gli voglio bene, ma deve stare un po' più attento, vuole dare lezione a tutti, in questo deve prendere lezione. Forse si deve confrontare un po' di più con un irpino come me, perché è marchigiano, e con un sannita come Meo Martini, che gli irpini hanno fatto l'Italia anche politicamente, quindi non sono dei pappagalli che possono essere usati come uno crede. E allora in questa prossima mossa, ho anche detto in futuro, che appena sviluppiamo le aperture nostre negli Stati Uniti, se dobbiamo chiudere la giornata della moda, saremo protagonisti in questo. Noi abbiamo detto che i giovani devono essere protagonisti in questo, sono proprio i giovani che possono chiudere la settimana della moda, perché è qui che la gente, i buyer e quante altre persone attendono questo, vogliono capire questi nuovi talenti dove vanno, e questa è la curiosità. Ho finito, ringrazio. Sì, certo, volentieri. In primo luogo mi unisco ai ringraziamenti alla Camera della Moda per il lavoro straordinario. Questo non era un anno facile, questo non era un anno facile per organizzare la settimana della moda, e credo che Boselli sia stato molto sobrio nell'esprimere le sue valutazioni. In realtà è stato un grande successo la settimana della moda, e credo che abbia molta ragione nell'insistere sul fatto che la settimana della moda debba essere una settimana, devono essere sette giorni pieni, proprio per consentire a tutti di poter presentare le proprie collezioni così come le proprie sfilate. Credo tra l'altro che anche questa edizione abbia confermato il successo della scelta di riportare nel centro di Milano la moda, la location del Palazzo della Ragione, una location splendida, e credo che anche questo sia stato per la città un risultato importante. Un solo passaggio su Capital Moda. Capital Moda è un'iniziativa nuova che stiamo mettendo a punto tra Camera di Commercio di Milano e Camera Nazionale della Moda, che ha l'obiettivo di creare un fondo di investimento chiuso per acquisire partecipazioni in nuove imprese o imprese emergenti nel settore della moda. Credo siamo tutti noi consapevoli, e ce l'ha detto prima anche il Presidente Boselli, di quanto sia rilevante e importante, soprattutto per Milano, per il nostro Paese, dare spazio ai nuovi stilisti, alle nuove case emergenti, in modo di garantire non tanto il ricambio ma l'arricchimento dell'offerta. Sappiamo anche quanto sia difficile decollare in questo comparto. Insieme alla Camera Nazionale della Moda stiamo lavorando per costruire uno strumento finanziario che sia capace di sostenere lo sviluppo e la crescita delle imprese emergenti in questo settore. Grazie. Domande? Settimana, giovani, eventi, non ho detto che è stata una settimana di eventi anche importanti, ma il terzo comune. Non vuole l'angolo, chiedo scusa, non mi si vede. Prego, scusami. No, figurati. Grazie. C'è un gelato, aspetta. Un gelato, grazie. Quindi sì, io volevo chiedere due cose. La seconda è se può darci qualche indicazione in più sui tempi e sui soldi di questo Capital Moda, che sembra interessantissimo, ma non è, forse sono io, non sono informato, non lo sapevo, ma
mi sembra una cosa che merita qualche informazione in più. E invece la prima cosa che volevo chiedere, l'unico tema di questa introduzione che è stato toccato è quello dei, diciamo così, dell'anticipo di un momento forte sulle produzioni donna in concomitanza all'uomo, come sembra di capire il sistema industriale, approfitto da tanti nomadini, pare chiedere, con il fatto che invece sia a Milano che Pitti hanno fatto una sorta di fuga in avanti mentre si parla di un momento unico tra tutti i soggetti che si occupano di moda e hanno annunciato che faranno un salone assieme, però senza raccogliere questa, diciamo, richiesta del sistema di anticipare un po'. Allora mi chiedevo che ne pensa di Boselli e magari anche se forse come primo giorno tra buttato la moda anche il presidente è scomparso. Beh, rispondo io per un fatto che è molto tecnico. Prima di tutto sul metodo, io credo che tenere una conferenza stampa così nel mezzo di una manifestazione non sia forse il meglio della vita, nel senso che dato che non tutti sono degli osservatori attenti, poi si fa confusione fra la fiera e le sfilate. C'è gente che non crede, ma c'è. Lei dice che le date sono fissate fino al 2014 e adesso scopriamo che si propone di anticipare. Noi diciamo e ribadiamo che come canone della moda le date sono fissate per l'uomo e per la donna fino a tutto l'anno 2014. Quindi abbiamo 2 anni davanti, fissi e certi. La Camera Nazionale della Moda Italiana invece ha fatto uno studio approfondito sulla necessità di anticipare le date di effettuazione delle fiere, parliamo di fiere, metri quadri venduti in stand di abbigliamento femminile a Milano. Perché? Allora, cominciamo a dire che le fiere di abbigliamento femminile a Milano sono assolutamente inadeguate, salvo White che è una bella fiera, ma le altre sono piccole, frazionate, non si capiscono tanto, e si tengono al momento sbagliato. Allora, cominciamo dal momento che per me è più importante. Il momento è sbagliato perché ora, quando noi facciamo una gran moda donna, da 3/4 a 4/5 degli ordini di una collezione sono già stati passati, sono già stati acquisiti. Quindi bisogna anticipare il momento commerciale quando si fanno gli ordini, che nella donna si possono collocare tranquillamente nella seconda metà di giugno e poi anche a luglio e quant'altro. Sono degli ordini quantitativamente fondamentali per il successo delle nostre operazioni. Quindi la data è fondamentale. Però abbiamo detto, è semplicistico ragionare solo sulle date, bisogna ragionare anche su i numeri. Perché? Perché a Milano la presenza femminile va a contatto di qualche centinaia di aziende, a Parigi sono quasi 2000. E allora che cosa abbiamo detto, secondo tassello? Che si uniscano le forze a Milano per fare a Milano il polo dell'abbigliamento femminile fiere, così come a Firenze ci sia quell'eccellente polo costituito da Pitti, Pitti uomo e Pitti bimbo. Quindi il bimbo e l'uomo a Firenze e la donna a Milano, alle date giuste. Torniamo alla domanda del dottor Wagner. Cosa è stato detto in quella conferenza stampa? In mezzo a tante cose non precisate, non c'è nome, non ci sono dettagli. Però è stato detto ci uniamo, le tre dipinti con quella della femmina. Perfetto, 10 eroi, va benissimo, perché va nel senso che non abbiamo indicato. Ma se questa operazione viene fatta senza riposizionarci come date, possiamo dire che serve molto poco. Quindi se in un ideale percorso di 100 noi distribuiamo queste operazioni, diciamo che è stato fatto il 10, il 20%, vogliamo dire il 30% per essere generosi,
Ecco, resti resti. Senza una polarizzazione dell'offerta e un'anticipazione della norma non si va da nessuna parte. Aggiungo un'ultima considerazione tecnica, questo è un argomento molto importante. È stato detto l'anticipazione dei francesi ai primi di luglio ha lasciato molti contenti e alcuni non contenti. Due osservazioni. Prima osservazione. Era la prima volta. Come voi sapete, bisogna prendere un ritmo e quindi la prima volta, visto che più dell'età erano contenti, ci sta che si debba andare avanti. Secondo, Milano propone un progetto diverso. Perché? Perché loro hanno fatto a Parigi qualcosa nel nulla, perché il primo di luglio non c'era nulla. La proposta nostra è di posizionare le fiere di abbigliamento femminile sopra, di fianco, vicino a Milano Moda Nuova. Visto che si riconosce agli abbigliamenti organizzati dalla Camera della Moda un vigore, un'energia, ecco, anziché sulle donne, sull'uomo. Che poi si debba tenere anche un presidio sulla donna a fine settembre, ci sta anche, ma la fiera grossa deve essere a fine giugno. Scusatemi ragazzi, ma dovevo far chiarezza perché ho letto tante di quelle cose un po' imprecise, che almeno la posizione della Camera, che non è la posizione di Mario Rosetti, è la posizione unanime del vicepresidente, del comitato di presidenti, del Consiglio Direttivo, che l'ha definita il 9 maggio. Io ho finito e do la parola a te, se non vedi che vai, mi hai fatto cenno alle nostre comuni di origini. Tra poche settimane, nelle terre da cui veniamo, fioriscono, cioè maturano le mele nucche. Le conoscete le mele nucche? Chi non le conosce, lascia la mela, sicuramente lo dirà la mela. Sì. La mela nucche, come la creatività della moda, è bellissima in sé, però la mela nucche ha una caratteristica, che viene raccolta e viene, tra virgolette, lavorata. Viene messa sui cosiddetti melai, che sono delle cassette capovolte, e viene girata periodicamente perché diventi tutta rossa. E così è la moda, la sua moda, cioè ha dei talenti naturali, però se non ha un contesto più organizzativo, come ricordava la collega, se ha un altro elemento come industria, sul mercato non ci arriva. E dico una cosa in più, faccio un commento su quanto diceva Cevallaro su Milano, vi siete mai chiesti se c'è un campo in cui c'è l'Italia, erano il campo lavori di Italia, chitarre, mandolini, sono una nostra casa. Ma vi siete mai chiesti perché la modernità nel suono degli strumenti a corde sia nata in America, cioè chitarre dei vetri? Che la terra dei liutai non è stata in grado di fare in allenamento. Perché? Perché in America i liutai italiani che sono andati a insegnare hanno trovato un sistema finanziario come quello che vuole essere la capitale del mondo, che ha aiutato, finanziato, incoraggiando i progetti. La moda come innovazione è frutto sempre di una collaborazione. Grazie. Bravo. Prego, se poi dite il nome. No, scusi, ho fatto la mia moda. Ah, sì. Allora, scusate, sono due domande per sapere più su Capital Moda. Capital Moda, dicevo che poteva rispondere alla domanda di partner. Guardate, potevo rispondere sul voto della Camera della Moda. Anche se nei dettagli lo presenteremo ovviamente quando avremo portato a termine completamente il progetto, però vi posso riassumere le linee generali. Insieme alla Camera Nazionale della Moda abbiamo definito un accordo per promuovere la costituzione
di un fondo chiuso destinato ad assumere partecipazioni in imprese del settore della moda emergente. Per fondo chiuso vuol dire che noi stimiamo di poter raccogliere in una prima fase una cifra intorno ai 30-40 milioni di euro, che sia capace di sostenere quindi la dotazione di capitale necessaria a molte nostre imprese del settore della moda per sviluppare, per sostenere i propri programmi di sviluppo. È sostanzialmente nella linea, come citava, come citava la signora Micheli, è nella linea del fondo per le piccole imprese che la Camera di Commercio di Milano ha già creato tramite la propria SGR. Ha creato a suo tempo un fondo che è destinato ad acquisire partecipazioni ovviamente in tutti i settori, in aziende con alto potenziale di innovazione e di internazionalizzazione. Sostanzialmente un'iniziativa analoga ma destinata e dedicata esclusivamente a sostenere il settore della moda. Scusi, non ho sentito i parli. Camera di Commercio di Milano e Camera Nazionale della Moda sono i promotori, poi ovviamente i partner auspichiamo che siano al di là, non possiamo fare i nomi, ovviamente non in questo momento, sarebbe prematuro, però ovviamente operatori e banche ovviamente. Grazie. Era un terzo. Sono indispensabili per fare partire. È ciò che spesso accade nel nostro paese. Scusi, c'è un terzo interno. Beh, guardate, siamo partiti da qualche mese, stiamo mettendo a punto il progetto tecnico, contiamo nel giro di qualche mese di verificare la disponibilità dei partner a sostenerlo finanziariamente, quindi noi auspichiamo con il 2013 di poter partire con l'iniziativa. C'è la signora là e poi la signora che Grazie, sono Kines del quotidiano Vienese del Standard. C'era una polemica un po' di tempo fa che aziende di moda lombarda, specialmente della Lombardia, spuccano in Svizzera che qua nel Ticino c'è un nuovo polo, un nuovo distretto della moda. Ah, e un pericolo potrebbe essere anche che lì si fanno le sfilate, o come vedete voi questo del mondo? Guarda signora, noi abbiamo avuto modo di già esprimerci al riguardo, noi le vediamo come un fatto assolutamente fisiologico, cioè lì ci sono delle situazioni di certezza del diritto, di logistica che premiano, di fiscalità trasparente, qui non parliamo di cose strane, esotiche, che vanno a fare alle singole aziende delle scelte che sono scelte aziendali. Come istituzione noi evidentemente non mettiamo, come si dice Becco, non riteniamo che ci sia alcun pericolo di nessun genere sul fatto che Milano in questa tematica perda qualche cosa. Sono scelte individuali aziendali legate alla logistica e alla fiscalità. Giulia Trivelli. Io volevo chiedere, avete nominato la unità del Palazzo della Ragione, che è una location spettacolare, credo sia merito del comune, se anche questa è stata resa disponibile, però in generale i rapporti con il comune a questa giornata come sono stati, visto che per esempio il finanziamento dei giovani loro non hanno messo soldi, no? Perché non ne hanno sostanzialmente. Però in generale, com'è andata, come prosegue la collaborazione con Boeri e con il sindaco? Allora, come dire, con Boeri abbiamo un ottimo rapporto. Il nostro assessore è molto eclettico, a volte ci fa delle sorprese, però siamo abituati anche a gestire le sorprese, vero direttore? E quindi va tutto bene, nel senso che l'aspetto più positivo è che abbiamo firmato una convenzione per 3 anni, con cui per rispondere concretamente, soldi no, ma adesso, nel senso che
magari noi non pagheremo tutti i costi dell'occupazione del suolo pubblico, ma daremo in cambio ospitalità nelle nostre location a iniziative aperte al pubblico. Sul discorso dei contributi, gli ultimi contributi che noi abbiamo avuto per un progetto giovane che forse è stato il più ambizioso perché è il più completo, è stato il Fishing Incubator, ne abbiamo dati tre, abbiamo portato sul mercato 21 imprese, più di metà di queste hanno successo, poi non ci sono stati più fondi, non abbiamo più avuto questo contributo. Se volete, l'unica cosa che dobbiamo capire è proprio relativa ancora a quella conferenza stampa, perché noi per il nostro Fisher Institute stavamo tranquilli a Palazzo Dugnani e siamo stati richiesti di prendere in considerazione il Palazzo delle Scintille. Andate a vedere, mi hanno detto, why not, c'è un problema di finanziabilità. Però ci è stato proposto dicendo che avremmo portato al Palazzo delle Scintille, oltre che il Fashion Institute, anche il Museo della Moda, che è una cosa che ci ha non incontrito, ma entusiasmato, perché vorrebbe dire far vivere quello spazio 360 giorni l'anno. Leggiamo dal giornale che invece ci sarà un bando per fare delle fiere. Benissimo, noi siamo qua, ci andava bene Palazzo Dugnani, torniamo a Palazzo Dugnani e tutti fratelli in Cristo. Ecco, magari vedremo una notizia del giornale, però va bene così, insomma, siamo abituati. Giulia, siccome il mio presidente è sempre fantastico, elegante, eccetera, queste domande fatele a chi è meno elegante, è più istintivo e tremendo, perché? No, Mario, scusami, io, sai, gliel'ho detto sulla fascia, eri presente tu, il direttore, c'eravate un sacco di gente, metà del consiglio direttivo. Allora, lui mi dice che io ogni tanto vado fuori le righe, io invece lo rispetto molto, ma è lui che deve stare attento, che quando può mettere le cose, le deve mantenere. Non si può alleare con la Camera Nazionale della Moda, che è, rappresenta per le città di Milano il massimo, 8 mesi di persone internazionali che arrivano a Milano, non 4 settimane, 8 mesi tra solo buyer che arrivano, le campagne vendite che iniziano prima e compagnia bella, cioè tutto questo sono di me, i tassisti, gli altri lavorano per noi, e i ristoranti lavorano per noi, tutto questo lavorano per la moda, lui se lo dimentica e qualche volta magari si dice che dobbiamo fare corpo, essere compatti e poi invece vengo a sapere delle cose insomma che abbiamo, non so come ha fatto il presidente Mario Presenta a evitare anche qualche problema proprio in questo titolo della settimana della moda, perché ogni tanto vediamo il signor Boero oppure la conferenza stampa che abbiamo visto i ballerini che non c'entravano niente e che il nostro direttore ha dovuto fare un messaggio, se non sbaglio, per dire ma che stiamo facendo, la conferenza stampa per la moda oppure per i balletti nuovi che io rispetto, ma insomma bisogna stare attenti a non combattere tutte queste cose qua. E Boeri deve essere più chiaro, più collaborativo e deve definire insieme alla Camera Nazionale della Moda quello che vuole fare da grande, perché io lo rispetto molto, ma l'importante è mantenere i patti. Queste sono le regole essenziali. Prima di tutto volevo sapere che fine hanno fatto quei fondi della regione che erano stati stanziati naturalmente così preventivamente sui 3 anni, non so se ti ricordo, non sono passati 3 anni comunque. No, aspetta, faccio una domanda e poi magari mi da tutte e 3 domande. Di quelli la Camera Nazionale della Moda, guarda sorride, il direttore di Cagliari non ha visto. No, appunto, volevo sapere come mai non viene un attimo anche citata questa questione della regione, perché con grande scombazzamento avevano presentato questo finanziamento come il primo enorme finanziamento che una regione italiana avesse mai dato alla moda, ed effetti è una cifra molto consistente. È andata una parte, credo, Milano Unica, sì, per alcune iniziative, dopodiché dovrà essere tutta una cosa tipo Fashion Incubator, mi sembra che sia
zero. Okay. Scusa, allora, su quella lì, per essere chiari, 75 milioni promessi. Esatto. 5 milioni all'anno, noi zero. Questa però è una storia antica, al tempo di Bozzetti, eccetera. Diciamo che... Ma il Presidente è lo stesso, insomma, il Presidente della Regione è lo stesso. Lo stesso. Recentemente, anche grazie ai buoni rapporti che sono stati, si vede uno schillo, Bigone, eccetera, ci dovrebbe essere un bando, esatto, che consentirà a chi vincerà il bando di avere dei quattrini per incubatori, morte di un toro. No, perché mi domandavo, forse poteva essere più intelligente farlo diventare una cosa tipo Capital Model, insomma, un'iniziativa del genere. No, poi su questo Capital Model, cioè poi avrei altre due domande. Una su Capital Model. Sì. La Camera della Moda è un'istituzione, diciamo, molto super partes nel mondo della moda, cioè sì, che parteggia per una marca per un altro. Non c'è il rischio, pur tenendo conto che i giovani sono un argomento un po' a parte, quindi non entrano in una competizione così alta tra, per dire, Armani, Cavalli e Prada. Però ecco, non c'è un po' il rischio che in questo modo la Camera della Moda, invitata come socia a questo punto dentro aziende produttrici di moda, quindi business della moda, crei una certa non neutralità. Finisco la domanda. Non era forse in questo senso più possibile, o anche più così, favorire in qualche modo che le banche, che dovrebbe essere un po' il loro ruolo, anche quello di avere dei settori per le start-up negli ambienti e nei comparti particolarmente caldi nelle realtà dove lavorano, cioè la Lombardia, Milano, eccetera. Quindi questa è la seconda domanda. Terza, date. Presidente, tu hai parlato dell'anticipo delle fiere, una cosa capisco, però c'è un problema che ti impongo, che tu conosci meglio di me. In quel momento arrivano i compratori dell'uomo che sono al 90% diversi da quelli della donna, cioè sono proprio due settori un po' diversi, quindi diciamo venire a Milano da tutto il mondo, no, adesso forse io non li conosco, conosco quelli che si occupano di donne, cioè, insomma, quelli che vengono a Milano per la donna adesso a settembre, spesso sono persone che non vengono per l'uomo, quindi si tratterebbe comunque di far venire alcuni per l'uomo e la donna. E allora qui ritorno a un vecchio tema, so che magari è anche un po' superato, però secondo me è nello caldo, non è mai male. Fare il colpo di mano molto forte di spostare le sfilate di donna di Milano a luglio, anticipando tutti e facendo il primo settore che si pone sul mercato con la moda da vendere, nel momento in cui le aziende commerciali davvero comprano la moda. Potete avere, so che è una vecchia questione, su cui tu ti sei anche espresso, però i soci in qualche modo non vogliono imparare. Posso rispondere a questa che è velocissima. Esattamente un anno fa, quando noi siamo stati attaccati dalla Camera della Moda, diciamo, americana, abbiamo fatto un'inchiesta a tappeto di tutte le aziende che o soci della Camera della Moda, le due non soci, quindi anche loro sono interpretati, di tutte quelle che sfilano. Oltre l'85% ha detto rimaniamo dove siamo. Ma perché poi a noi dicono il contrario? Ragazzi, noi abbiamo fatto in modo formale, sistematico, quindi io cosa voglio dire? In relazione a quello abbiamo rafforzato questo asse con Parigi e mi ha tenuto duro, e come detto, però no. Però la tua opinione è che potrebbe essere un atto coraggioso italiano che, come dire, si mette... La mia opinione è che se qualcuno portare, come ha fatto Prada, Povere Dame, dei mix uomo-donna, è quello di farlo sperimentare. Una scelta aziendale. No, sarebbe un errore, onestamente. Per due motivi, voglio dire, Mario, che il bias internazionale e nazionale, che ci sono i costumi e le usanze dei popoli, che ci sono tempi diversi per alcuni paesi dove si vende prima o si vende dopo. L'Australia si vende 6 mesi dopo, la Germania si vende prima. Ad aprile in Germania ci sono i saldi. Ecco perché tutto quello che vogliamo fare andremo soltanto a dare
un bel che già ha un buon spazio, Parigi. Perché Parigi non cambierebbe mai questo, perché la moda e la couture sono gli ultimi, lo show, l'emozione che un designer, uno stilista, un creativo ci mette 6 mesi per godere per quei 14 minuti. Quindi se noi gli togliamo anche questo, gli togliamo l'anima. E le cose senza anima non fanno palpitare il corazon e non si compra niente. Nessuno sta dicendo che non devono avere l'anima, basta. No, ma tu insegni, la passione è qualcosa di diverso da bene. Quindi è così nella moda, nella creatività. Non è facile. Mi ha ricordato una cosa che io ho mancato di dire. Oltretutto, oltre l'85% dei nostri che non vogliamo cambiare, di necessità virtù noi dobbiamo rimanere lì, perché i francesi hanno un'anonimità, non l'85%, hanno detto noi non ci spostiamo. E quindi noi non possiamo che essere, non solo per gli economici, ma anche per questo matrimonio che ti interessa, che da noi rimanere un interno. Sì, sia una risposta immediata. Guardate, la Camera di Commercio e la Camera Nazionale della Moda sono i promotori del fondo. I sottoscrittori del fondo saranno principalmente banche, operatori del settore. Sì, esatto, banche, operatori del settore e istituzioni. Quindi non sarà la Camera Nazionale della Moda ad acquisire direttamente le partecipazioni, ma sarà un fondo chiuso, gestito da una società dedicata, quindi il problema francamente. Cioè, Capital Moda avrà dentro, non avrà dentro, avrà come promotore la Camera Moda, ma non come socio del fondo? Non come sottoscrittore, no di certo, ma no di certo. Adesso gli imprenditori potranno andare sulla Camera Nazionale della Moda che saranno soci di questo fondo. Potranno esserci, ma non la Camera Nazionale della Moda. Non si capisce. Scusate, prima di chiudere vorrei essere certo che non ci sono altre domande. Qualche cifra sui compratori che sono venuti questa settimana che sono in calo di crescita del titolo di 30 giorni. No, non abbiamo numeri precisi perché non siamo una fiera, perché sono buyer delle singole maison, quindi è un patrimonio di loro. Noi stimiamo in circa 15.000 gli operatori che vengono qui all'aeroporto. E invece siamo un pochino più precisi su circa 2.000 giornalisti provenienti da circa 45 paesi. E sul discorso del sistema, volevo sapere se dopo quello che avete fatto sulle fiere, se avete sentito, non so, aerei o qualcuno di posto, che se potete fare qualcosa per creare questo sistema, no. Diciamo. Allora, ha dato notizia alla stampa di una riunione convocata dal presidente John Cohen per il 4 di ottobre, alla quale noi abbiamo aderito. Quella è la sede per trovarci e parlare. La cosa sorprendente è che questa conferenza stampa è stata fatta tra la convocazione di questo incontro e l'incontro stesso, che non è quello che non posso dire. Io vorrei terminare ringraziando tutti voi perché vedo che questa conferenza stampa è stata tra le più partecipate e se mi consentite ringraziare la Camera della Moda, voi direte anche pazzo, ringrazio se stesso, no? Voglio ringraziare la struttura della Camera della Moda qua. Noi siamo una dozzina, la famosa mitica dozzina, ma il British Fashion Council, che diversamente da noi che facciamo 9 accadimenti all'anno, ma molti meno, ha oltre 30 persone, quindi credo che... Ma la produttività italiana...